essere qua stasera con voi, con Enrico, che ormai con Enrico abbiamo un percorso insieme, non solo in libreria, no? No, eccomi. Pure ci ha accompagnato anche in alcune manifestazioni fuori. È ormai al suo 74esimo libro, quasi no. Quindi, nel senso che, tra l'altro, la cosa bella di Enrico è che spazia molto, cioè, nel senso che lui scrive di vari argomenti sempre interessanti, sempre particolari, e quindi si fa di tutto per, insomma, questi argomenti di sviscerarli, di parlarli insieme, di trasmetterli. E quindi questa sera è un po', come dire, un riepilogo di più libri, anche se l'argomento principale è Sì. legato alla città di Cosenza, che è la nostra, il nostro capoluogo di provincia, e che ci sono tesori, Tesori no? Da... inestimabili e non Esatto, conosciuti. E non quindi conosciuti. detto questo io non mi voglio dilungare perché lui ha tanto da dire, quindi non mi voglio, come dire, esatto, non voglio prendere del tempo prezioso, va bene? Quindi Grazie ti Pasquale. ringrazio Grazie a Pasquale perché veramente è un punto di riferimento fondamentale nella Riviera dei Cetri. Dunque, stasera io farò molte cose contemporaneamente, quindi sarà il mio una specie di triplo o quadruplo salto mortale. Per prima cosa presento questi due libri, come diceva Pasquale. L'anno scorso io ho fatto due libri, questi sono gli ultimi due libri miei usciti. E oramai procedo a due libri per volta perché devo recuperare il tempo perduto. Il primo libro si chiama Piccione Johnny e parla delle solite cose delle quali parlo io, cioè del mondo di oggi, dell'uomo di oggi. Nel precedente libro Contra Catilinam ho parlato dell'uomo di oggi da un punto di vista delle sue meschinità, ho ironizzato sull'uomo di oggi. Qua invece sono racconti molto intensi. Che cosa faccio in questo libro? Descrivo il mondo che l'uomo di oggi ci sta preparando, che non è certamente un mondo molto simpatico. Poi abbiamo il piemontesismo e la burocrazia in Italia dopo l'unità. Con questo libro continuo il solito discorso che sto facendo io su ciò che è successo realmente dopo il 1860. In questo libro esamino il fenomeno del piemontesismo, che è stato un fenomeno devastante per la Nuova Italia. E del quale tutto sommato ancora oggi subiamo delle pesanti conseguenze. Quindi ho assolto al mio compito da libraio, perché nelle librerie si presentano i libri, adesso passiamo all'altra parte, passiamo al tema della serata, Cosenza città d'arte. Io cosa ho fatto? Ho immaginato un viaggio, quei famosi viaggi di studio che si fanno nei licei. Di 4 giorni, e dei quali i primi 2 si fanno a Cosenza e gli altri 2 giorni sono in paesi vicino a Cosenza e vicini tra loro, e per esattezza Rossano e Corigliano. Ovviamente noi parliamo di Cosenza, quindi io cosa farò? Utilizzerò questo percorso che ho immaginato per descrivere le opere d'arte che ci sono lungo questo percorso. Parlerò solo delle cose più importanti, perché Cosenza è ricchissima, oltre ogni immaginazione. E quindi non posso parlare di tutto, anche perché noi abbiamo un limite. La Libreria Victoria ha un principio, una regola fondamentale che io sposo totalmente. Quando il relatore finisce di parlare, la gente deve avere ancora desiderio di sentire qualche altra cosa. Quindi dobbiamo mantenerci sui 40-45 minuti, sarà veramente quasi una corsa. Quindi faccio queste due cose. Descrivo un potenziale viaggio di istruzione. Perché? Perché questa serata, che come vedete stiamo riprendendo, poi diventerà un video che io farò avere alle scuole. La mia fissazione è questa: le scuole calabresi non devono fare questi viaggi di istruzione fuori della Calabria, ma li devono fare in Calabria. Perché la Calabria ha, da questo punto di vista, delle potenzialità incredibili. Io stasera vi descriverò un viaggio di 4 giorni attorno a Cosenza, ma la stessa cosa si può fare con Catanzaro e Crotone, anzi la prossima volta farò proprio questo. La stessa cosa si può fare con Reggio Calabria e provincia. Perché questi giovani calabresi devono andare a fare i viaggi di istruzione in altre regioni? Non è una cosa corretta.
C'è qualcosa di sbagliato in questo. E devono i giovani calabresi capire l'importanza del patrimonio artistico e culturale di questa regione. E perché devono imparare ad essere orgogliosi della loro terra. Questo è un compito che purtroppo, oggi come oggi, rimane solamente, diciamo così, in testa alla scuola. Il mondo dello spettacolo sicuramente quando parla della Calabria presenta sempre un certo tipo di Calabria. L'informazione, anche i libri di testo che vengono studiati a scuola, proprio stamattina su internet circolavano delle pagine terrificanti, veramente, nelle quali si altera completamente proprio la realtà. Quindi se tutto questo non viene fatto da quelli che dovrebbero farlo, chi resta? Restano solo i professori a scuola. Un mio carissimo amico che si chiama Nando Troise ed è un giornalista importante a Napoli ha lanciato un'iniziativa, un'ora di storia o di storia dell'arte locale a settimana in tutte le scuole del sud. Quando la proponiamo questa cosa ai nostri amici che lavorano nelle scuole, sapete come ci rispondono? Ma noi abbiamo il programma, è proprio quello il problema, è il programma che non va bene, è il programma che è fatto male per alterare la realtà delle cose. Quindi la scuola deve farsi carico di questo compito. Ed è molto importante proprio per l'equilibrio, per la crescita, per la maturazione di un individuo, essere orgoglioso delle proprie radici. Bisogna, come sapete tutti, essere orgogliosi del proprio padre, della propria madre, ma anche della terra nella quale si è nati. E serve tutto questo per crescere in maniera più equilibrata. Cioè quando poi sarai adulto, se hai queste certezze, potrai affrontare il mondo a viso aperto. Un grande intellettuale calabrese che si chiama Danilo Franco e che sicuramente sentirà questo video, insegna a Locri e lui ai suoi studenti dice sempre questa frase. Purtroppo lui insegna in un posto nel quale si sa già che molti di questi ragazzi dovranno andare via. Lui dice sempre questa frase, dice sempre: quando andrete al nord vi guarderanno dall'alto in basso, ma se vi mettete in piedi sarete voi a guardare loro dall'alto in basso. E questo è il compito degli insegnanti, non della scuola. Deve essere quasi un'operazione di un'iniziativa personale degli insegnanti, e questo è il compito degli insegnanti in Calabria, quello di far mettere i giovani in piedi sulle loro gambe. Io darò il mio piccolo contributo a questa operazione stasera. Dicevo quindi che immagino una specie di viaggio, un viaggio appunto di 4 giorni, uno di quei famosissimi viaggi di istruzione che si fanno in tutti i licei, in tutti i licei d'Italia. E durante questo percorso cercherò di dare anche qualche piccolissima illustrazione, qualche piccolissima informazione su elementi più di carattere generale, ma non potrò farlo ovviamente per tutto quello che incontreremo. Un viaggio da dove comincia? Comincia dal castello. Partiamo proprio dal castello di Cosenza. E partiamo dal castello per tanti motivi, innanzitutto perché da lì su si vede tutta Cosenza, e poi perché comunque il castello è molto suggestivo, ha degli squarci molto suggestivi, e quindi, visto che noi stiamo immaginando di portare dei ragazzi, cerchiamo di trovare delle cose che possano invogliare i ragazzi. Il castello di Cosenza è fatto in una maniera tale per cui si possono ancora vedere i suoi vari elementi, quindi c'è una parte normanna, una parte sveva, una parte spagnola. Quindi che cosa notiamo in questo castello? Notiamo una stratificazione, cioè una stratificazione di elementi di varie epoche. Questa è la caratteristica fondamentale di tutti i castelli calabresi. I castelli calabresi sono un corpo molto particolare all'interno del panorama europeo dei castelli. Hanno delle particolarità che esistono solamente qui in Calabria. Innanzitutto c'è questo fenomeno della stratificazione, che esiste anche ad altre parti, anche a Napoli per carità, ma in Calabria è la regola. Tutti i castelli calabresi hanno questa particolarità. La seconda particolarità dei castelli calabresi è che sono tutti molto antichi, addirittura risalenti nella maggior parte dei casi nella struttura centrale, nella struttura iniziale,
all'alto medioevo. Tanto per farvi un esempio, il castello di Catanzaro è un castello del Novecento ed è ancora ed è uno dei pochi castelli che non è stato ristrutturato successivamente, almeno la parte esterna. Quindi quelle mura stanno lì dal Novecento. Le mura difensive di Tropea sono state costruite nel 535 d.C. e stanno ancora lì. Quindi tutti i castelli calabresi hanno un nucleo antichissimo, un nucleo che è o longobardo o bizantino, sul quale poi si sono sviluppate le successive costruzioni normanne, sveve, eccetera. Quindi questa caratteristica è particolare solamente dei castelli che si trovano in Calabria. E poi c'è un'altra caratteristica che è quella relativa alla quantità, alla densità. In Calabria è fortificato tutto, basta guardarsi attorno, è fortificato lo scoglio, è fortificato il promontorio, è fortificato la collina. Perché questo? Per motivi che riguardano la storia della Calabria. In Calabria, tra il 570 e l'anno 1000 più o meno, l'anno 1050 e 1060, si è combattuta una guerra terribile tra gli invasori longobardi e i bizantini che non volevano cedere il loro terreno. I bizantini calabresi hanno costituito una specie di stato greco autonomo rispetto all'impero romano d'Oriente e hanno resistito ai longobardi. È una guerra che è durata 5 secoli, quindi ci sono stati dei periodi in cui la guerra è rallentata, dei periodi nei quali la guerra è diventata più forte. Adesso tutte le vicende di questa guerra sono bellissime, ma non le posso raccontare stasera. Se capiterà che qualche scuola mi inviterà, magari approfondirò questo aspetto, ma adesso qui, in questa sede in cui stiamo facendo una chiacchierata sostanzialmente tra amici, quello che ho detto è più che sufficiente. Però in quel periodo, tutti quei secoli, nessuno stava al sicuro, cioè tutti quanti dovevano fortificare il loro piccolo accampamento, il loro piccolo paese, e quindi tutto è stato fortificato. Poi su queste fortificazioni c'è stato il lavoro successivo. Quindi il corpo, il complesso dei castelli calabresi è particolarissimo nel panorama europeo. Tutti i castelli calabresi hanno un nucleo centrale antichissimo attorno al quale poi si è sviluppato tutto il resto della struttura. E quindi partiamo dal castello di Cosenza, e ho colto l'occasione per dire qualcosa più in generale sui castelli calabresi. Ecco, se un professore organizza questa mitica gita, può prepararla facendo una ricerca sui castelli calabresi insieme ai propri ragazzi. Dal castello, con un piccolo percorso piuttosto breve, si arriva nella piazza principale del centro storico di Cosenza. Su questa piazza affaccia il Teatro Rendano, che è un vero e proprio monumento. È stato costruito verso la fine dell'Ottocento, ma è stato decorato in maniera pregevolissima. Io lascio perdere tutta la parte della decorazione, tutti gli affreschi, ne segnalo solamente uno, perché poi chiaramente quando si visiterà il Teatro Rendano ci sarà un addetto del teatro che farà vedere tutte le cose. Io vi segnalo solamente questo, vi segnalo il sipario di questo teatro. È stato costruito verso il 1890-1895 ed è stato decorato da Domenico Morelli e Paolo Vetri. Domenico Morelli alla fine dell'Ottocento era uno dei pittori più importanti di Napoli, più importanti e più pagati. Imperversava letteralmente a Napoli. Quindi che cosa ci fa capire questo episodio? Ci fa capire che le famiglie potenti di Cosenza erano talmente potenti da potersi permettere il lusso di pagare più pagati artisti napoletani e farli venire a Cosenza. E la presenza di Domenico Morelli a Cosenza la ritroveremo ancora, è abbastanza importante. Io adesso quindi sfrutto questo episodio per cominciare ad introdurre il discorso del rapporto tra Cosenza e Napoli. Era talmente stretto questo rapporto tra Cosenza e Napoli che tutto quello che succedeva a Napoli succedeva anche a Cosenza, perché le più potenti famiglie di Cosenza avevano tutte mezzo piede a Cosenza e un piede e mezzo a Napoli, e seguivano anche l'andamento dei movimenti a Napoli, l'andamento dell'arte a Napoli, cioè i movimenti così come si sviluppavano a Napoli noi li ritroviamo sviluppati nella stessa maniera a Cosenza.
Quindi vedremo, incontreremo tantissimi artisti napoletani che lavorano a Cosenza. Usciti dal teatro Rendano, che vi ho detto è stato costruito verso la fine dell'Ottocento, al centro della piazza abbiamo la statua di Telesio, che pure è stata realizzata da un importante scultore napoletano che si chiama Achille Orsi. Dall'altro lato della piazza c'è il Palazzo del Governo, che è stato costruito intorno al 1850 e va assolutamente visitato. Veramente, se un professore sta portando una sua scolaresca, portare questi ragazzi lì dentro, veramente li lascia carichi di meraviglia. È decorato in una maniera ricchissima e elegantissima allo stesso tempo. Ma perché visitiamo questo palazzo? Nel quale c'è la provincia, ma si può visitare tranquillamente ogni giorno, bisogna solo un pochettino organizzarsi. Perché questo palazzo è stato costruito su alcuni edifici del 1500 che sono stati incorporati ma non sono stati distrutti, quindi gli ambienti di questi edifici del 1500 si possono ancora vedere nelle cantine, nel sottoscala, diciamo, di questo palazzo. E questa è una cosa importantissima. Introduciamo in questa maniera il discorso dei palazzi rinascimentali di Cosenza, perché nel 500 Cosenza si è arricchita di moltissimi palazzi importantissimi realizzati alla maniera del Rinascimento meridionale o napoletano, sono sinonimi. Adesso questi palazzi vediamo poco, ma lungo la strada ne incontreremo tantissimi. Finita la visita in questa piazza, scendiamo ancora un po', passiamo avanti al mitico Caffè Renzelli, che anche a suo modo è un piccolo museo, perché chiaramente ha conservato tutte le attrezzature dell'Ottocento, l'arredo dell'Ottocento, ed è molto, molto suggestivo. Si usa in tutte le città, c'è un caffè storico dappertutto, però per il Caffè Renzelli veramente il termine non è assolutamente esagerato. Stiamo scendendo per Corso Telesio, bravissimo, esatto. E incominciamo a fare Corso Telesio. Subito dopo il Caffè Renzelli, sulla destra, abbiamo il Museo Diocesano. E qui, ragazzi, si comincia a fare sul serio. Nel Museo Diocesano sono conservate un sacco di opere. Le faccio scoprire a chi lo visiterà, perché sono veramente alcune cose pregiatissime. Anche se poi molti di questi autori sono anonimi, il che mi sembra strano, perché sono opere, piccole statue di legno, quadri, c'è di tutto. È un museo ricchissimo, ma la cosa importante di questo museo è la stauroteca, ovvero sia una croce di oro decorata con pietre preziose che Federico II regalò nel 1222 alla città di Cosenza. Perché fece questo regalo Federico II? Perché riteneva Cosenza la città che gli era stata più fedele. Federico II diceva sempre: nella mia corona ci sono tre perle, Napoli, Palermo e Cosenza. Questa croce è un'opera quando si dice un'opera di valore inestimabile, qua veramente si tratta di un valore inestimabile, perché non c'è solo il valore intrinseco dell'opera. Stiamo parlando di una croce di oro tempestata di pietre preziose, anzi, se avete il telefonino potete anche trovarla su internet mentre io parlo, così capite di che cosa sto parlando. Come si chiama? Stauroteca Cosenza. E a parte questo, c'è poi il valore artistico, perché è stata realizzata da artisti bizantini. Federico II l'ha fatta costruire da artisti bizantini per regalarla alla città di Cosenza, quindi c'è anche un valore artistico. E poi c'è il valore storico, simbolico, cioè questa croce rappresenta il patto dell'alleanza tra Federico II e la città di Cosenza. L'avete trovata? Visto quanto è bella? È bellissima. E quando uno la vede per la prima volta non se ne vuole più andare, la deve guardare davanti, di dietro, fotografarla, perché è una cosa spettacolare. E ci dovrebbero essere avanti a questo museo, a far vedere questa croce, i pullman delle scuole uno dietro l'altro. Invece quando ci vado sono solo io e c'è il ragazzo, ormai siamo diventati amici, va bene.
È pazzesco. Subito dopo lasciamo il Museo Diocesano, come vi ho detto va visitato perché è ricchissimo anche di altre opere che non vi elenco. Accanto, un poco più giù, c'è la Biblioteca Nazionale. La Biblioteca Nazionale è importantissima, innanzitutto perché si trova in due palazzi storici antichi che sono stati egregiamente ristrutturati. Tutti i palazzi di Cosenza sono stati ristrutturati in maniera ineccepibile. Questi due palazzi sono stati ristrutturati, uno era l'antico seminario arcivescovile, l'altro era il palazzo Barracco, un altro palazzo costruito nel 1500, quindi un altro palazzo rinascimentale nel cuore di Cosenza. E tra un po' parleremo dell'importanza di questi palazzi rinascimentali di Cosenza. Quindi perché bisogna visitare la biblioteca? Bisogna visitare la biblioteca perché al piano terra la biblioteca conserva gli scavi della città dei Brezzi, antichissima Cosenzia, perché la città dei Brezzi si chiamava così. E quindi i Brezzi abitavano lì, o per meglio dire, il cuore della città dei Brezzi era dove oggi si trova la Biblioteca Nazionale, dove si trova il Duomo. Quindi praticamente Cosenza è sempre cresciuta su se stessa. E qui introduco brevemente il discorso sui Brezzi. Se un professore porterà la sua scolaresca a visitare Cosenza, va fatto questo discorso su questo popolo incredibile, un popolo orgogliosissimo che ha combattuto una guerra contro i romani almeno di 200 anni e alla fine i romani ovviamente erano molto più potenti, stavano per sopraffarli, però cosa fecero i romani? Perché i romani erano all'epoca intelligentissimi, non vollero umiliare questo popolo e non vollero umiliare questo popolo del quale avevano grande rispetto e offrirono un accordo. Una specie di confederazione. In realtà non avevano nessun bisogno di farlo perché oramai li avevano sopraffatti, però non volevano umiliarli. Quindi fecero un accordo quasi alla pari. Concessero la cittadinanza romana ai Brezzi, che quindi entrarono a pieno titolo nell'impero romano, e in compenso lasciarono ai Brezzi le loro leggi, le loro magistrature, cioè li lasciarono liberi di continuare la loro vita come si era svolta fino a quel momento. Però ovviamente in tutto questo c'erano le legioni romane a Cosenza. Quindi io ho molto semplificato la cosa perché la storia dei Brezzi è incredibile, nel senso che riescono a resistere anche alla colonizzazione greca, non vengono incorporati da nessuna colonia greca. Però appunto questo viaggio va preparato con una ricerca molto accurata su questo popolo e io ne parlo adesso perché poi nella seconda giornata, diciamo domani, tanto per intenderci, noi visiteremo il museo archeologico dove ci sono tutti i reperti che raccontano la storia del popolo dei Brezzi. Lasciamo quindi la Biblioteca Nazionale e subito più giù incontriamo il Duomo. Nel Duomo io vi segnalo solamente due opere e innanzitutto vi segnalo gli affreschi dell'abside che sono di Domenico Morelli. Quindi Domenico Morelli è venuto a Cosenza verso la fine dell'Ottocento e ha letteralmente imperversato, come vedrete. E poi vi segnalo la Madonna, che non è bizantina, è un quadro del 1200, però è un quadro che sembra bizantino, cioè un quadro nel quale quelli che lo hanno realizzato subiscono l'influenza delle Madonne bizantine in Calabria. Le Madonne bizantine in Calabria sono dappertutto. Durante il coronavirus, ognuno poi occupava il tempo durante il coronavirus alla maniera sua, io cominciai una ricerca sulle Madonne bizantine in Calabria, basandomi un po' sui miei ricordi, un po' telefonando ad amici miei di qua e di là e un po' utilizzando i testi che avevo a casa e internet. A un certo punto mi sono fermato perché uscivano Madonne bizantine da tutte le parti, ce ne sono praticamente dappertutto, anzi gli amici miei di Aieta mi hanno detto che ce ne sarebbe una anche ad Aieta, ma non ho ancora avuto il tempo di andarla a vedere, ma stanno praticamente dappertutto.
Questo è un fenomeno importantissimo, questo della presenza dell'arte, della storia e della cultura bizantina su tutto il territorio calabrese. E quindi vi segnalo questo quadro della Madonna quasi bizantina. Vi ho segnalato gli affreschi di Domenico Morelli e quindi continuiamo a scendere per il Corso Telesio. Il Corso Telesio è una specie di museo a cielo aperto perché è una strada nella quale il tempo si è fermato a 100 anni fa. Le scritte dei negozi sono ancora con quelle lettere stilizzate che si usavano all'inizio del secolo. I battenti, le porte sono tutte vecchissime. Se lì si restaurassero tutte queste botteghe, veramente si farebbe una strada museo, nel vero senso della parola. Io diciamo che per questa prima mattinata, trattandosi anche di una ipotetica gita fatta con dei ragazzi, mi fermerei qui. E ovviamente si arriva a piedi alla fine di Corso Telesio e là poi il pullman che ha accompagnato i ragazzi al castello aspetta e si fa la pausa. Il pomeriggio da dove si riparte? Il pomeriggio si riparte dalla chiesa di San Domenico. La chiesa di San Domenico è importantissima, è una chiesa gotica decorata in maniera molto molto importante durante il Rinascimento e poi ristrutturata infine nel barocco, nel periodo nel 600 in chiave barocca. Io mi soffermo sulla parte rinascimentale. Trovate la facciata di questa chiesa di San Domenico Cosenza. Sulla facciata c'è un rosone no, non si vede il rosone qua, questo qua, ma non rende idea. Si vede molto meglio su internet. Questo rosone è rinascimentale, ma l'intervento rinascimentale più importante è nell'interno. All'interno della chiesa c'è una cappella che si chiama la Cappella della Madonna della Febbre. E in questa cappella c'è il paliotto dell'altare, è una delle opere più note di Giovanni Danola, che era il più importante scultore rinascimentale napoletano. Quindi continuiamo a vedere artisti napoletani portati a Cosenza. Giovanni Danola era un mito vivente a Napoli, quindi anche lui chissà quanto lo avranno pagato. E tra l'altro all'epoca gli artisti si pagavano molto più di oggi. Però il problema qual è? Che questa cappella è tutta rinascimentale, è una cappella piccola, ma è tutta rinascimentale, ed anche il resto della cappella è pregevolissimo, quindi noi non c'è la documentazione che ci dimostra che Giovanni Danola abbia fatto tutta la cappella. L'unica opera attribuita sicuramente a lui anche nei cataloghi ufficiali è il paliotto. Allora l'ipotesi più probabile che avanzo io, ma l'avanzerebbe chiunque al posto mio, è che Giovanni Danola abbia fatto come si faceva sempre all'epoca, abbia mandato avanti la sua bottega che ha diciamo allestito un po' il tutto e poi è arrivato lui alla fine e ha dato il tocco finale. Comunque vale la pena di visitare questa chiesa proprio per questo gioiello del Rinascimento che conserva, ma a quel punto lì guardiamo anche il resto, guardiamo la cappella, l'oratorio barocco e principalmente ci andiamo a guardare la cappella ottagonale, che è l'unica parte della chiesa gotica rimasta inalterata. Quindi in questa chiesa noi abbiamo ambienti gotici, ambienti rinascimentali e ambienti barocchi. Usciti dalla chiesa, sulla destra c'è il chiostro, che è bellissimo, è veramente un chiostro meraviglioso. Anche questo lo potete trovare su internet, chiostro di San Domenico. E, vi faccio vedere questo chiostro. In tutto questo percorso, tra il primo giorno e il secondo, vedremo solo due chiostri, ma Cosenza è ricca di chiostri. Il centro storico di Cosenza è pieno di chiostri. Tantissimi anni fa, quando ero, non dico ragazzo, ma molto molto più giovane, me li andai a vedere questi chiostri. Mi feci, all'epoca le ricerche non si facevano su internet, si facevano sulle proprie gambe, e quindi girai tutto il centro storico e ne ho trovati tanti, però purtroppo non trovo più il pezzo di carta sul quale mi sono segnato queste cose, ma ricordo
che un chiostro era stato incorporato in una scuola ed era diventato il cortile di questa scuola, un altro chiostro era occupato da un'associazione sociale che faceva iniziative. Insomma, ci sono ancora, bisognerebbe andarli a trovare, e quindi anche questa è una ricerca che prima di un ipotetico viaggio a Cosenza un professore può far fare ai propri studenti. Intanto abbiamo visto il chiostro di San Domenico, che tra l'altro è restaurato e tenuto benissimo. A questo punto chiudiamo con la parte storica, con la parte antica di Cosenza, e ci avviamo verso la parte di Cosenza che conserva le opere più moderne. Quasi poco più avanti della chiesa di San Domenico c'è la piazza del comune, dove c'è il famosissimo Elmo di Alarico di Mimmo Paladino. Mimmo Paladino, come sapete tutti, è un artista che fa anche arte concettuale, quindi questo elmo ha una importanza anche che va al di là del pregio dell'opera. Quando io mi ricordo che le prime volte che andavo a Cosenza, questo elmo era esposto sopra ad una colonna ed era bellissimo, era suggestivo, perché lo vedevi da tutto intorno e si vedeva questo elmo stilizzato, bellissimo. Ma l'ultima volta che sono stato a Cosenza, ma veramente già 2 o 3 volte fa, è stato portato al piano terra, è sempre bellissimo, è sempre un'opera simbolica, perché vuole ricordare questa terribile tragedia che ha sconvolto i Visigoti e il loro re, però a livello suolo non fa più quell'effetto particolarmente suggestivo. Lasciamo Mimmo Paladino e ci avviamo sul corso principale di Cosenza, dove troviamo il famosissimo museo all'aperto di Carlo Bilotti, il museo regalato a Cosenza da Carlo Bilotti. Su questo museo, sulla vita di Carlo Bilotti, sui rapporti tra Carlo Bilotti e Cosenza, potremmo parlare ore, ma io devo mantenermi in tempi accettabili, devo farvi andare a letto ad un orario decente, quindi dirò solo ciò che è strettamente necessario. Questo museo nasce dalla passione per Cosenza di Carlo Bilotti. Carlo Bilotti chi è? È un ragazzo che negli anni 50 si laurea, si mette questa laurea sotto il braccio e se ne va in America. E in America diventa miliardario, ma miliardario, molto, molto miliardario. Ma sin da giovane lui ha avuto la passione per l'arte. Non tanto la passione di fare, la voglia di fare lui l'arte, ma la voglia di aiutare gli artisti ad emergere e di collezionare arte. Quando è diventato quello che è diventato, a un certo punto ha realizzato una collezione importantissima e poi ha deciso di regalarla a Cosenza. Le prime opere regalate sono state 20, adesso le opere sono 29, ma sta per arrivare addirittura alla 30ª. Quindi Carlo Bilotti riesce a ottenere dal comune di Cosenza di poter mettere queste opere di sua proprietà nel viale, e poi chiaramente continua a raccoglierne fino a quando può. Nel 2006 muore Carlo Bilotti, ma la sua opera è continuata dai suoi eredi, cioè dal fratello, dal figlio e dal nipote, che sono ancora più fanatici di lui, tant'è vero che il nipote ha fatto la stessa operazione a Rende. Quindi le opere di questo museo si possono dividere in 3 categorie: originali nel senso classico del termine, cioè opere delle quali ne esiste una sola che ha fatto l'artista e sta lì, e queste sono le opere di Pietro Consagra, le opere di Sacha Sosno, perché è un francese. Poi ci sono i multipli. Cosa sono i multipli? Sono degli originali, cioè sono delle opere che l'artista stesso fa in più copie, non diciamo copie, ne fa più di una. E quindi, per esempio, le opere di Manzù sono dei multipli. E poi ci sono le copie vere e proprie, che però sono sempre copie fatte all'epoca sotto la direzione degli artisti direttamente interessati. Quindi queste opere che sono presenti sul viale di Cosenza sono importantissime. La collezione nel suo insieme è unica al mondo. E noi abbiamo anche la conferma di questo fatto, perché alcuni anni fa la nipote di Modigliani, che si trovava in casa una scultura immensa e non sapeva più come gestirla, decise di regalare questa scultura meravigliosa, questa
testa di Cariatide, decise di regalarla. E allora cosa fece? Convocò i più importanti storici dell'arte di Roma e gli disse di costituire, e gli chiese di costituire una commissione per individuare nel mondo il posto più adatto per questa opera. Questi storici dell'arte hanno studiato tutti i musei all'aperto presenti al mondo e hanno alla fine deciso che la collocazione più dignitosa per questo capolavoro, che tra l'altro è un'opera che da un punto di vista commerciale non vale moltissimi milioni di euro, cioè non c'è valore. Copie, opere molto più piccole di queste in America sono state vendute a milioni di dollari. Quindi è un'opera di grandissimo valore, anche da un punto di vista commerciale. E quindi quest'opera è l'unica opera che è arrivata sul viale di Cosenza senza che i poveri Bilotti abbiano cacciato neanche una lira, perché è stata regalata dalla famiglia di Modigliani al comune di Cosenza. Ma le opere di questo museo sono una più importante dell'altra. E quindi ho detto che si dividono in tre categorie, ma io le dividerei ancora tutte in due categorie, quelle acquisite da Carlo Bilotti e quelle acquisite dai suoi eredi. Carlo Bilotti amava proprio l'arte sperimentale, l'arte informale. Gli eredi di Carlo Bilotti invece mi sembra che si siano orientati verso delle sculture un po' più figurative, sempre molto opere di avanguardia, opere di ricerca, ma un poco più figurative. Comunque continua la famiglia Bilotti a dare opere al comune. Tra l'altro nel domani, diciamo così, vedremo nel museo Arnone moltissime altre opere regalate dalla famiglia Bilotti al comune di Cosenza. Di tutte le opere presenti sul viale, io ve ne segnalo una sola e vi prego di trovarla su internet, Il lupo della Sila. Il lupo della Sila. Quest'opera è importantissima, secondo me è il testamento non solo artistico ma anche morale di Mimmo Rotella. Come si trova quest'opera a Cosenza? Quando muore Carlo Bilotti muore all'inizio del 2006, dopo pochi mesi muore Mimmo Rotella. La famiglia Bilotti e la famiglia Rotella erano molto amiche, si frequentavano, addirittura l'estate facevano la villeggiatura insieme, perché erano due calabresi che avevano sfondato in America e sentivano molto questo legame con la loro terra di origine. E quindi quando muore Mimmo Rotella, gli eredi di Carlo Bilotti fanno pressioni sulla famiglia per avere questo lupo della Sila. E quindi gli eredi di Mimmo Rotella concedono il lupo della Sila agli eredi di Carlo Bilotti. Ma la cosa particolare è questa: Mimmo Rotella era un artista che vendeva, non si capisce perché si sarebbe dovuto tenere questo lupo a casa. L'avete trovato su internet? Avete visto quanto è bello? Quindi probabilmente era l'ultima opera alla quale stava lavorando. Perché vi dico che è un testamento morale? Perché sia Carlo Bilotti sia Mimmo Rotella erano orgogliosissimi della loro origine calabrese, e questo lupo rappresenta proprio quello che pensava Carlo Bilotti, cioè quello che pensavano Carlo Bilotti e Mimmo Rotella. Il calabrese non deve arrendersi mai, il calabrese per emergere deve lottare due volte quello che devono lottare gli altri. E questo lupo è un lupo orgoglioso, non è un lupo che sta arretrando o un lupo che ha la testa china, è un lupo che ha la testa alta e sta per attaccare. Quindi è un'immagine di forza, di potenza. È un'immagine molto simbolica. Non dimentichiamo che anche Mimmo Rotella, e oltre ad essere un artista dell'avanguardia e che faceva ricerca, è anche un artista concettuale. Quindi dentro alle sue opere devi sempre cercare di capire lui cosa voleva dire. E quindi questo lupo è importantissimo. A mio avviso dovrebbe essere proprio su tutti i dépliants della regione, dovrebbe essere il simbolo della Calabria di oggi. Voglio chiudere la parte relativa alle opere moderne, anche se ci sarebbe veramente tantissimo altro da dire su questo museo Bilotti, ricordando che c'è stato un periodo a Cosenza nella quale Cosenza era diventata uno dei centri attrattivi culturali più importanti d'Europa. Più o meno questo è successo tra l'85 e il 95, il 96 e il 2000.
In questo periodo il comune di Cosenza decise di fare anche un'altra cosa, oltre tutte le cose che già avete sentito, decise di fare una collezione degli artisti più rappresentativi non solo della provincia di Cosenza, principalmente della provincia di Cosenza, ma anche della Calabria, e quindi acquisì una serie di opere che oggi sono esposte in vari locali di proprietà del comune, e tra le opere che acquisì ne acquisì anche una di un artista di Praia che si chiama Salvatore Pepe e che attualmente quindi è esposto, è un vostro concittadino, quindi è una gloria locale, che attualmente è esposto a Cosenza vicino a Mimmo Paladino, vicino a tutti questi grandi che vi ho nominato, vicino a Mario Persi, a Spinosa, cioè ai grandi dell'avanguardia italiana. Facciamo un applauso. Non sapevo che eri qui con lui, altrimenti ti avrei indicato. Quindi chiudiamo questa prima giornata, lasciamo i ragazzi liberi di scorrazzare su questo viale meraviglioso e di divertirsi. Ma già oggi abbiamo visto parecchie cose importanti, abbiamo visto la Stauroteca, abbiamo visto la presenza di Domenico Morelli a Cosenza, abbiamo visto il Lupo della Sila, abbiamo visto le opere di Manzù. Tra le opere di Manzù ce n'è una che si chiama Il Cardinale in Piedi. Ora Manzù, non so perché, era fissato con il cardinale. Ha fatto 44 cardinali seduti e 6 cardinali in piedi. Di questi 6 cardinali in piedi, 2 li ha comprati Carlo Bilotti, quindi no, Manzù era fissato con i cardinali in piedi, ma Bilotti era innamorato di questi cardinali in piedi, tanto è vero che se ne è comprati 2. Uno lo tiene a Roma, lo teneva a Roma, e uno lo tiene qui a Cosenza. Ma è una scultura di una bellezza inimmaginabile, cioè veramente di fronte al cardinale in piedi di Manzù si resta quasi senza fiato. Quindi abbiamo visto già un sacco di capolavori. Non mi sono soffermato molto più di tanto sul discorso degli edifici rinascimentali, ma il centro storico di Cosenza è pieno di palazzi rinascimentali importantissimi. Il più importante è il Palazzo Sestale, ma ce ne sono tanti. Abbiamo visto il Palazzo Barracco, ma ce ne sono tanti, come vi ho detto. Ho lasciato perdere questo aspetto perché è una cosa che può interessare un po' magari noi adulti, se 10-15 di noi ci organizziamo e andiamo a Cosenza, ce ne andiamo a guardare. Poi io sto immaginando una gita per dei ragazzi, e spero che i dirigenti scolastici calabresi si passino una mano per la coscienza e che mettano in atto questo mio progetto, per il momento solo teorico. Non voglio appesantire troppo il percorso, e lo voglio riempire di tutte cose molto varie, diverse tra loro, in modo da stimolare appunto la curiosità dei giovani. Ma per noi che abbiamo una certa età, questo discorso dei palazzi rinascimentali è importantissimo. Poi dopo, quando avrò finito, quando darò la parola a voi, se qualcuno di voi me lo chiede, io spiego bene la differenza tra il rinascimento meridionale, cioè il rinascimento che è presente a Cosenza, e il rinascimento fiorentino, che sono due cose completamente diverse, anzi addirittura politicamente opposte. Iniziamo la seconda giornata. La seconda giornata la dedichiamo ai due musei, al Museo Archeologico e al Museo, alla Pinacoteca di Palazzo Arnone. Sul Museo Archeologico non dico proprio niente, perché già ho parlato dei brezzi, e quindi in questo museo cosa si vede? Si vedono i reperti che raccontano la storia dei brezzi e di come questi brezzi poco per volta siano diventati romani, ma di questo abbiamo già parlato. Però questo museo è importante vederlo perché è in un complesso religioso molto bello, e il complesso di Sant'Agostino. E qui vediamo un altro chiostro, un altro di questi numerosissimi chiostri che vi ho detto si trovano a Cosenza. Quindi è importante visitare il museo archeologico non solo per i reperti che ci sono, non solo per la storia che si può ricostruire attraverso questi reperti, ma anche perché è in una struttura che vale la pena di visitare. Veniamo adesso al Palazzo Arnone, e qua dobbiamo soffermarci un poco. Il Palazzo Arnone conserva sostanzialmente due grandi collezioni. La collezione dei pittori, diciamo dal Rinascimento fino ai giorni nostri, e poi la collezione delle opere moderne. La collezione dei pittori
è qualcosa di straordinario, è qualcosa che va al di là della nostra immaginazione, perché a Cosenza sono rappresentati non solo tutti i più importanti pittori calabresi, Marco Cardisco, Pietro Negroni, ovviamente Mattia Preti a più non posso, ma sono presenti in questo museo tutti i più importanti pittori napoletani. Cioè nel museo di Cosenza uno studioso di storia della pittura napoletana può ripercorrere tutta la storia della pittura napoletana, perché non manca veramente nessuno, ci sono proprio tutti. Me li sono dovuti scrivere perché sono tantissimi. Andrea Vaccaro, Pacecco De Rosa, Massimo Stanzione, Ribera più volte, addirittura c'è Carlo Maratta che è un grandissimo pittore romano, Paolo De Matteis, poi ci stanno Battistello Caracciolo, Massimo Stanzione, Francesco Guarino che è un pittore molto, molto importante ma poco conosciuto, c'è Andrea Sacchi, romano Andrea Sacchi, addirittura Salvatore Rosa, Domenico Antonio Vaccaro, Francesco Solimena, sentite, ci stanno proprio tutti, Francesco De Mura, e poi ci sta anche Corrado Giaquinto, che è un pittore non napoletano di nascita, ma napoletano di formazione, che a Napoli è rarissimo, tant'è vero che il Museo di Capodimonte ha dovuto comprare un quadro di questo pittore a Roma per poterlo avere nella sua collezione, invece a Cosenza ce ne sono ben due. Ora, questa collezione, come vi ho detto, è molto importante, sono tutti quadri importantissimi, alcuni quadri di Mattia Preti sono dei veri e propri capolavori, ma io ve ne segnalo uno solo, perché non posso parlare di questa collezione, se no facciamo poco. Io vi segnalo un solo quadro, Il Cristo alla colonna di Luca Giordano, è un quadro strepitoso, è un quadro veramente che da mozzafiato. Perché vi segnalo questo quadro? Perché con questo stesso tema a Napoli ci sono tre quadri, un quadro di Caravaggio, un quadro di Battistello Caracciolo e un quadro di Andrea Vaccaro. Ora, Battistello Caracciolo, Andrea Vaccaro e Luca Giordano erano i principali seguaci, quando erano giovani, di Caravaggio. Poi Luca Giordano prese la strada del barocco, Battistello Caracciolo anche, un po' meno spinto nel barocco, sul barocco di Luca Giordano, Andrea Vaccaro rimase un caravaggesco fino alla fine della sua vita. Però c'è stato un momento in cui questi tre ragazzi, che erano giovani quando hanno fatto questi tre quadri, si sono ispirati al quadro del maestro. Quindi sarebbe interessantissimo fare una mostra. Innanzitutto vorrei capire come questo quadro di Luca Giordano sia arrivato a Cosenza. È un mistero. Sicuramente gli studiosi del museo sanno benissimo il percorso che ha fatto questo quadro, però certamente era stato realizzato per stare a Napoli. Sarebbe interessantissimo mettere insieme questi quattro quadri, quello di Caravaggio e quello dei suoi tre allievi, in una mostra temporanea che chissà se si farà mai. Però vale la pena di andare al museo Arnone per andare a guardare questo quadro strepitoso. E c'è un altro quadro importantissimo che va assolutamente visto e che vi segnalerò tra un po'. Adesso passiamo alla parte moderna, alla parte delle opere moderne. Questa parte del museo, del museo Arnone è veramente strepitosa, cioè veramente tutte le scuole della Calabria dovrebbero portare i loro giovani, perché è una sezione importantissima. Innanzitutto ci sono i pastelli di Umberto Boccioni, cioè tutti gli studi preparatori che Boccioni ha fatto per realizzare i quadri. Quindi ci sono gli studi, ovviamente i quadri stanno sparsi per tutta l'Italia, per tutta l'Europa, ma lui aveva pensato, diciamo, il lavoro preparatorio esce fuori da questi studi. Come si trovano questi studi a Cosenza? Perché Boccioni era calabrese ed era nato a Reggio Calabria. E come tutti gli artisti calabresi, come vi ho detto prima, aveva una sola fissazione, quello di essere riconosciuto come importante in Calabria. Questa cosa comincia proprio con Mattia Preti. Mattia Preti era ricchissimo, guadagnava un sacco di soldi, era strapagato, era una specie di dio della pittura a Roma, a Napoli, ed era il pittore preferito dei Cavalieri di Malta, come dico prima o dopo, ma la sua fissazione era una sola,
essere riconosciuto come importante a taverna. Quindi lui ha speso un sacco di soldi per fare delle cose a taverna perché voleva che i tavernesi lo riconoscessero la sua importanza. Poi un'altra volta parliamo di questa cosa di Machiavelli, che è bellissima, adesso posso solo accennare. Ma questa è una fissazione che hanno avuto tutti gli artisti calabresi. Tutti gli artisti calabresi volevano essere riconosciuti come importanti in Calabria. E ovviamente ce l'aveva anche il povero Boccioni, che ha avuto una vita tragica. Le vicende legate alle opere d'arte degli artisti, degli artisti calabresi le vicende legate alla vita degli artisti calabresi sono in linea di massima delle vicende sempre tragiche, drammatiche. Ma quella di Boccioni veramente supera tutte le altre. Morto giovanissimo a 32 anni. Allora Boccioni, la famiglia non era una famiglia benestante, quindi il padre girava tutta l'Italia per trovare lavoro, alla fine si stabilirono a Verona. Ma quando si stabiliscono a Verona, nel 1908-1909, a Milano sta nascendo e sta prendendo piede il movimento futurista e Boccioni si sente attratto da questo movimento, quindi incomincia a fare il pendolare tra Verona e Milano. A Milano conosce Marinetti, entra nel giro di Marinetti e in questo ambiente futurista lui capisce una cosa, capisce che deve passare dalla pittura alla scultura e allora comincia a lavorare sulla scultura e realizza un bozzetto in gesso di un'opera che ha un titolo un po' particolare per cui lo devo leggere, Forme uniche della continuità nello spazio. Realizza questo gesso nel 1913 e dichiara esplicitamente che questa opera dovrà essere esposta in Calabria. Però che succede? Un po' per mancanza di liquidità, perché lui non era uno che stava molto bene, un po' perché iniziano i venti di guerra, lui era un interventista convinto, queste diciamo sono alcune cose incomprensibili degli artisti, ma i futuristi erano interventisti, e quindi non ebbe mai il tempo di trasformare questo gesso, diffonderlo, perché poi quello è un prototipo, non è niente, l'opera d'arte sarà il bronzo che ne verrà fuori. E lui addirittura si arruola come volontario, però non va mai al fronte e muore durante un'esercitazione, quindi guardate che cosa drammatica. Questo povero ragazzo muore a Verona in una caserma durante un'esercitazione nella quale succede un incidente. E quindi questo gesso rimane nello studio, nel laboratorio dove lui l'aveva realizzato a Milano e viene in un certo senso dimenticato. Tant'è vero che molti anni dopo lo compra un museo brasiliano di San Paolo del Brasile e se lo portano in Brasile. Quindi a questo punto diciamo che la storia dovrebbe essere chiusa qui, invece non si chiude qui, perché Marinetti ricordava perfettamente che Boccioni voleva che quest'opera andasse in Calabria e si mette in movimento. Marinetti era potentissimo, faceva anche parte dell'Accademia, quindi incomincia, si muove i politici, si muove i ministri, insomma alla fine riesce ad avere, tramite appunto le sue amicizie politiche, il permesso di fare due fusioni da quest'opera, da questo originale che stava in Brasile. Fa due fusioni, e quindi sono due originali, perché sono due fusioni fatte da un prototipo realizzato dall'artista. Una doveva restare a Milano ed una doveva venire in Calabria. Però che succede? Che i tempi si allungano, questi due bronzi arrivano a Milano, nel frattempo muore pure Marinetti, e un bronzo rimane a Milano e sta ancora a Milano, l'altro bronzo lo comprano degli americani e quindi finisce in America. E quindi sembra che il sogno di Boccioni di essere presente con questa opera in Calabria sia finito, ma non è così. Nel 1972 un pool di grossissimi musei, di importantissimi musei, riesce a ottenere dal governo brasiliano il permesso di fare altre 10 fusioni, quindi sono altri 10 originali. In tutto gli originali sono 14. Quindi adesso non si potrebbero più fare, perché oggi le opere d'arte esposte nei musei non si possono più toccare. Ci sono delle nuove leggi per cui un'opera d'arte, una volta che sta in un museo, non può essere più manipolata. Quindi non si possono più fare fusioni sulle opere presenti nei musei.
Quindi questi 14 originali in giro sono importantissimi. E questi 10 bronzi finiscono in America. Ma in America chi opera? In America operano i bilotti, che sono potentissimi. Cioè, come mercanti d'arte, come critici d'arte, in America sono una potenza. E i bilotti decidono che una di queste opere deve venire in Calabria. Si mettono in movimento e riescono a comprare uno di questi 10 bronzi e riescono a mandarlo finalmente in Calabria. Quindi 100 anni dopo, perché il prototipo era stato realizzato nel 1913, nel 2011, 100 anni dopo, quest'opera di Boccioni, come era volontà di Boccioni, arriva finalmente in Calabria e finalmente Boccioni può essere riconosciuto come un grande artista dai suoi concittadini. Vabbè, lui era di Reggio Calabria, ma Reggio Calabria è Cosenza, sempre Calabria. Però è importante questo fatto, perché riescono a mettere questa opera di Boccioni nello stesso ambiente nel quale sono esposti i pastelli, i dipinti, gli studi di Boccioni, quindi completano una cosa che era già iniziata. E poi sempre nel museo Arrone c'è la sezione dell'arte moderna, continua con tutta un'altra serie di donazioni della famiglia Bilotti, opere delicate, insomma, che non potevano stare all'aperto e che sono conservate nel museo, tra le quali c'è una terracotta di De Chirico, c'è un'opera ovviamente in Rotella, c'è la grande bagnante e la piccola ed una scultura più piccola di Emilio Greco, perché poi una delle opere che sta sul viale è una grande bagnante che probabilmente è una copia di questa che sta nel museo, che è un originale nel vero senso della parola. Quindi è ricchissimo il museo Arnone, è veramente le scuole calabresi dovrebbero portare i loro studenti a visitarlo, ma tutti i giorni, cioè ci dovrebbe essere la folla, ci dovrebbe essere una guerra per portare i ragazzi a visitare questa cosa. La mia relazione teoricamente finisce qui, adesso aggiungo solo altri 2 o 3 minuti per dire delle altre cose, e penso di avervi fatto vedere, chi mi ha seguito in questo percorso che ho inventato io, di avervi fatto vedere proprio materialmente tutte le opere d'arte di Cosenza che emergevano una dietro l'altra, e abbiamo toccato con mano la ricchezza di questa città, che è importantissima, dall'antichità più assoluta, cioè dai reperti addirittura preromani fino alle opere d'arte dei nostri artisti contemporanei. C'è tutto, è una ricchezza enorme, e io comunque vi ho detto solo poche cose perché non potevo fare di più. Ho immaginato questo viaggio di istruzione fino in fondo, quindi terminata questa fase di Cosenza ci si trasferisce a Rossano. Lungo la strada si visita il bellissimo Museo della Liquirizia, che è un museo del costume italiano, non è un museo della liquirizia. E poi dove si trova questo museo? Si trova in un castello, cioè in un castello settecentesco della famiglia Rossano, o per meglio dire in un palazzo settecentesco della famiglia Rossano, che non è altro che la ristrutturazione di un antichissimo palazzo, di un antichissimo castello. Poi da Rossano, finisce la giornata e si riparte il giorno dopo sempre da Rossano, e io direi di partire dal Codex Purpureus, che è un altro dei grandissimi capolavori presenti in Calabria. Vi racconterei la storia di questo Codex, ma non lo posso fare perché sennò facciamo notte. Ma veramente è incredibile come questo codex si trovi in Calabria, tra l'altro in una zona bizantina circondata dai Longobardi. Questo codex è arrivato in Calabria intorno a 400-500, quindi è proprio antichissimo. E in quel periodo, no, dopo, è arrivato dopo, però in quel periodo c'era insomma un Madonna che è stata dipinta intorno all'Ottocento. Io mi sono segnato proprio il nome, Madonna Archerotipa, dipinta nell'Ottocento. E quindi qua un professore che porta la sua scolaresca può fare tutta una ricerca sulle Madonne bizantine presenti in Calabria, che sono appunto, come vi ho detto, dappertutto, ed alcune sono di una bellezza sconcertante. Quindi
Poi sempre a Rossano si può vedere la chiesa di San Marco, che è una chiesa bizantina rimasta com'era all'epoca, rimasta com'era quando è stata costruita nel 700-800, però bisogna sempre organizzare un po' la cosa, perché bisogna trovare chi te la viene ad aprire questa chiesa. Quindi diciamo che continuiamo questa visita a Rossano. E il pomeriggio cosa facciamo? Il pomeriggio ci mettiamo anche un po' di natura, perché i giovani bisogna anche attirarli con queste cose, e quindi portiamo a vedere i giganti della Sila, che è una zona della Sila veramente impressionante. Ci sono degli abeti che sono cresciuti in maniera sproporzionata, e se uno ci va da solo in quella zona della Sila forse si mette anche un po' paura. Vicino a questa zona dove ci sono i giganti della Sila c'è un'altra opera d'arte importantissima, che pure vi potete trovare su internet, la Basilica di Santa Maria del Patire, ed è bellissima, è una delle famosissime, delle tante basiliche bizantine presenti in Calabria, misconosciute agli calabresi stessi, ma sono una più bella dell'altra. E quindi abbiamo terminato anche questa giornata a Rossano. L'ultima giornata io la dedicherei al Castello di Corigliano, che è proprio il tipico castello calabrese che ha subito la storia, le vicende che vi ho narrato prima. Nasce come rocca normanna, poi viene sempre continuamente ristrutturato fino a quando arriva alla forma attuale. Adesso è di proprietà del comune, ma fino agli anni 70 è stato di proprietà dei compagni. E come chiudiamo questo? L'hai trovata la chiesa di Santa Maria del Patire? Come chiudiamo questo nostro incontro? Lo chiudiamo con un capolavoro che si trova nel castello di Corigliano e che vi invito a trovarvi su internet. Ah, non c'è capo. Perché è veramente, veramente meraviglioso. Trova questo, Maria Rosaria. Dunque, Trittico di Domenico Morelli, Madonna delle Rose. Questa opera è un capolavoro, Madonna delle Rose, è una delle opere più belle di pittura che siano presenti in Calabria. È veramente il castello di Corigliano è ricchissimo, è bellissimo, però con questa opera qui credo che chiudiamo in bellezza questo nostro breve. L'avete trovato? Sì, è uscito. Sì. Faglielo vedere, Maria Rosaria. Perché veramente è un'opera indimenticabile. E con questo abbiamo finito. Grazie. Grazie.